dall'inizio della fondazione della famiglia Paolina, Don Alberione sapeva che prima di fare delle opere bisogna assicurarsi un gruppo proporzionato di anime che preghino e, se necessario, si immolino per le opere stesse. Quando Orsola Rivata, 25enne, entrò a San Paolo, Don Alberione le consegnò un libro in cui trovare l'ispirazione e il modello per la nuova vita consacrata che stanno per intraprendere le donne del Vangelo. Il 21 novembre 1923 Don Alberione chiede di mettere da parte Orsola e Metilde, che già facevano parte del gruppo radunato alla scuola Piccolo Operaio. «Che cosa faremo?» chiede Metilde. «Farete silenzio, silenzio, silenzio». Orsola Rivata, scelta come capogruppo, viene incaricata da Don Alberione di scegliere altre ragazze con la sua medesima sensibilità spirituale nutrita dal Vangelo, dall'Eucaristia e dalla generosità nel servizio. Il 10 febbraio 1924, giorno di Santa Scolastica, inizia la congregazione delle Pie Discepole del Divin Maestro. Il 25 marzo 1924, con la vestizione e la professione dei voti, ricevono un nome nuovo. Sor Scolastica della Divina Provvidenza, Suor Margherita delle Anime Purganti, Suor Antonietta del Divin Maestro, Suor Teresa dell'Addolorata, Suor Annunziata di Maria, Suor Paolina dell'Agonia di Gesù, Suor Giacomina dell'Angelo Custode, Suor Maria di San Giuseppe. Iniziando l'adorazione eucaristica, Don Alberione presenta le nuove suore. D'ora innanzi, giorno e notte, ci saranno delle suore che adoreranno Gesù Maestro presente nell'Eucaristia. Per vicende canoniche, le Pie Discepole vengono associate alle Figlie di San Paolo. I vari tentativi per ottenere l'approvazione della Santa Sede risultano in un decreto di morte per l'istituto. Non si poteva più chiamare Pie Discepole, detto che le novizie dovevano andare con le Figlie di San Paolo. L'intervento del fondatore di Madre Scolastica e l'offerta della vita di Don Timoteo Giaccardo contribuiscono al riconoscimento ecclesiale della congregazione, ricevendo la prima approvazione il Giovedì Santo, 3 aprile 1947. Da questo momento, Madre Lucia Ricci guiderà in docile collaborazione con il fondatore il nuovo cammino nella storia, con il consolidarsi della spiritualità e lo slancio missionario nei 5 continenti. Con la preghiera nelle sue diverse espressioni di adorazione eucaristica e liturgica, introducono all'esperienza di Dio che trasforma la vita, aiutando il popolo cristiano a pregare nella bellezza. Si prendono cura dei presbiteri e della loro formazione al ministero affinché siano pastori secondo il cuore del pastore, bello e buono.